Mese dedicato a San Michele Arcangelo, 23 settembre. Grandezza di San Michele, quale difensore della Chiesa Cattolica. Considera che San Michele, da quando fu crocifisso Gesù Cristo, ha ricevuto il governo della Chiesa Cattolica, rivestito da Dio di autorità di reggerla e di potenza nel proteggerla e difenderla. Come dice San Bonaventura, la Chiesa Cattolica si gloria di averlo per patrono e tale canta nell'ufficio della festa dell'apparizione di San Michele, col nome di patrono della Chiesa. L'hanno salutato i santi padri e dottori. Solo chi non è cattolico non può riconoscerlo per tale. Le varie regioni hanno scelto questo o quel protettore. San Michele Arcangelo invece è il patrono della Chiesa universale, costituito da Dio stesso. Per conseguenza egli è, dopo la Madre di Dio, Maria Santissima, quello che maggiormente favorisce, regge e governa la Chiesa. Considera come San Michele Arcangelo si è dimostrato sempre il massimo e primo difensore della Santa Madre Chiesa. Il demonio che è nemico di Dio è nemico anche della Santa Chiesa, per questo le mosse guerra fin dalla fondazione. Il demonio è quel dragone di cui parla San Giovanni nell'Apocalisse, che ha il potere di far guerra ai santi per togliere il culto di Dio, l'amore a Gesù Cristo e la salvezza agli uomini, come spiega la lapide. Ebbene, a difesa della Chiesa sta San Michele Arcangelo, come fu predetto dal profeta Daniele. Quattro specie di battaglie ha scatenato il demonio contro la Chiesa Cattolica. La prima fu quella dei tiranni che la perseguitarono. San Michele difese la Chiesa, sostenendo i fedeli nella fede, confortandoli nei tormenti, moltiplicando le sue energie quando già sembrava estinta. Il sangue dei martiri, scrisse Tertulliano, è un seme che feconda la Chiesa. La seconda battaglia fu quella scatenata dagli eretici. San Michele, illuminando i dottori, assistendo la Chiesa nei concili, fece risplendere la verità della fede cattolica. La terza battaglia è fatta per mezzo dei falsi cristiani, i quali, con l'immoralità dei costumi, macchiano la candida veste della sposa di Cristo. San Michele, ravvivando nel cuore dei cristiani la virtù, rende sempre più gloriosa e lieta la Santa Chiesa. La quarta battaglia sarà quella dell'Anticristo. Anche allora San Michele difenderà la Chiesa di Gesù Cristo, riuscirà ad uccidere l'Anticristo. Considera come l'Arcangelo Michele è il custode di tutta la Chiesa e di ciascun dei suoi figli sino alla fine del mondo. Egli è il governatore perpetuo di essa, il canale per cui scendono tutte le grazie di Gesù Cristo nel corpo mistico dei fedeli. Oggi, in modo particolare, la Santa Chiesa soffre insieme tutte le battaglie già descritte. Ogni fedele deve invocare il braccio valoroso dell'Arcangelo difensore a pro della Chiesa. In questi tempi tristissimi, l'eresia e l'impietà protetta fanno alla Santa Chiesa una terribile persecuzione, tanto più crudele quanto più mascherata dall'ipocrisia. Tutte le astuzie sono adoperate per spegnere la fede nel cuore dei fedeli e allontanarli dalla sede di Pietro, centro del cattolicesimo. Preghi ognuno con umile fiducia il Principe degli Angeli, perché mandi le sue celesti milizie a tutelare e rendere vittoria la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Apparizione di San Michele a Sant'Enrico lo Zoppo. L'anno 1022, San Enrico di Baviera, detto volgarmente lo Zoppo, essendosi recato in Italia contro i greci, che al tempo di Basilio imperatore d'Oriente si erano a dismisura ingrossati nella Puglia, dopo averli debellati, volle trasferirsi a far visita alla Basilica di San Michele sul Monte Gargano. Si fermò ivi alcuni giorni per fare le sue devozioni.
finalmente fu preso dal desiderio di trattenersi tutta una notte nella santa spelunca, come infatti fece. Mentre egli se ne stava là, solo in profondo silenzio ed in preghiera, vide dalla parte posteriore dell'altare di San Michele uscire due bellissimi angeli, i quali si misero a parare solennemente l'altare. Di lì a poco, dalla medesima parte, vide venire a coro una gran moltitudine di altri angeli. Dopo di quelli, vide comparire il loro capo San Michele, e in ultimo, con una maestà tutta divina, si vide comparire Gesù Cristo con Maria Vergine, sua madre, ed altri personaggi. Tosto Gesù Cristo si vide pontificalmente vestito dagli angeli e due altri che assistevano, uno da diacono e l'altro suddiacono, che si crede fossero stati i due San Giovanni Battista e l'Evangelista. Il sommo sacerdote dette inizio alla messa in cui offrì se stesso all'Eterno Genitore. A questa vista l'imperatore rimase sbalordito, soprattutto poi quando, cantato il Vangelo, il libro degli Evangeli, fu baciato da Gesù Cristo e venne poi portato dall'Arcangelo San Michele, per comando di Gesù Cristo all'imperatore Enrico. Si smarrì l'imperatore nel vedere avvicinarsi l'Arcangelo col testo degli Evangeli, ma il santo Arcangelo lo incoraggiò a baciarlo e poi, toccandolo leggermente nel fianco, gli disse: «Non temere, eletto di Dio, alzati e prendi con allegrezza il bacio della pace che il Dio ti manda. Io sono Michele Arcangelo, uno dei sette spiriti eletti che stanno presso il trono di Dio. Ti tocco così il fianco, perché zoppicando tu dia il segno che nessuno di qui in avanti abbia l'ardimento di stare in questo luogo in tempo di notte». Tutto ciò riferisce il Bambergense nella vita di San Enrico Imperatore, e si trova parimenti registrato questo avvenimento in una pergamena della libreria dei Santissimi Apostoli dei Padri Teatini della città di Napoli. Tutto questo lo rivelò quindi San Enrico la mattina seguente ai sacerdoti del Tempio di San Michele, e questa tradizione si conserva nella città del Gargano ed in tutta la diocesi pontina. Preghiera. O Principe gloriosissimo San Michele, capitano degli eserciti celesti, debellatore degli spiriti maligni, protettore della Chiesa, liberate noi tutti che ricorriamo a voi nelle vostre avversità. Otteneteci per il vostro prezioso ufficio e per la vostra degnissima intercessione, che noi profittiamo nel servizio di Dio. Salutazione. Io vi saluto, San Michele, celeste colonna della Santa ed Apostolica Chiesa. Fioretto, ti intratterrai un quarto d'ora dinanzi a Gesù sacramentato per l'esaltazione e difesa della Santa Chiesa Cattolica. Preghiamo l'angelo custode. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Novena all'angelo custode. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Primo giorno.
Angelo, mio custode, fedele esecutore dei consigli di Dio, che fin dai primi momenti della mia vita vegli alla custode della mia anima e del mio corpo, ti saluto e ti ringrazio, insieme a tutto il coro degli angeli, destinati a custodi degli uomini dalla divina bontà. Ti prego di preservarmi da ogni caduta nel presente pellegrinaggio, affinché l'anima mia si conservi sempre nella purezza ricevuta per mezzo del santo battesimo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen.